Mi chiamo Piotr Stanisz. Aš esu kunigas Piotras Staniš. Sono un professore associato della Università Cattolica di Lublino, dove mi occupo del diritto ecclesiastico. Esu asistentas profesoris ir profesoris iš Liublino, kuriame Liublino universiteto, kuriame dėstau bažnytinę teisę. Con il mio discorso cercavo di rispondere ad alcune perplessità che sono presenti nelle società dei paesi che recentemente sono entrati nell'Unione Europea. Savo pranešime aš norėjau panagrinėti tuos dvi prasmybės, kurios išeina iš Europos Sąjungos teisėtvarkos. Riassumendo, vorrei dire che dal punto di vista giuridico, Sutrumpinant iš ir atsakant iš teisinio požiūrio, ogni Stato membro dell'Unione Europea è libero di definire i propri rapporti con le confessioni religiose nel modo più conforme con le tradizioni nazionali e con la volontà sociale. kiekvienas narys valstybė yra laisvas savaip apibrėžti savo santykius su bažnyčia ir konfesijomis. Dunque, non esiste nessun obbligo di laicizzare la vita pubblica e tutte le nazioni dell'Unione Europea sono libere a mantenere la presenza degli elementi religiosi nella cultura, nella vita pubblica e possono anche mantenere il ruolo sociale delle chiese se nella tradizione è previsto così. Nėra reikalo dirbtinai supasaulietinti visuomenę, bet priešingai leisti įsišaknyti tradicijoms, papročiams ir užtikrinti laisvą konfesiją. L'unico limite consiste nell'obbligo di salvaguardare la libertà di ogni persona alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Vienintelis yra pagrindas išsaugoti minties, sąžinės ir religijos laisvę. Grazie.